Ragazzi, devo parlare abbastanza bassa voce perché esattamente tra 10 minuti Rafe andrà in live. E indovinate un po' il ferro cosa andrà a fargli? Ovviamente staccargli la wifi, dargli fastidio, togliergli la tastiera, il mouse, il microfono e qualsiasi altra cosa. Giustamente, raga, lui già me l'ha fatto questo scherzo, in cui praticamente mi ha fatto registrare un video della sua postazione perché ne avevo bisogno, e mi ha continuato a togliermi la wifi, insultarmi e molto altro, quindi gliela ricambiamo volentieri. In ogni caso, in questo momento dovrebbe starsi rifocillando e mangiando qualcosa. Fermi. Direi che è meglio non esporci, perché se ci vede così che lo registriamo capisce che c'è qualcosa che non va. Tra l'altro qua c'è Conti, ok? Conti, dobbiamo fare una cosa. Cosa? Non so se ti ricordi, ma Rafe mi ha staccato letteralmente la connessione, il mouse, la tastiera e molto altro, mentre io stavo registrando un video in camera sua, quindi ne ha approfittato, ha fatto un infame. Cosa dobbiamo fare? Hai presente che gli ho detto, regà, 10 minuti di silenzio che vado in live? Io vorrei rompere le scatole. Ok. Cos'è che fai però? Staccargli il wifi, togliergli il mouse, la tastiera, magari tirargli un po' di acqua. Bro, che sta organizzando la live. Secondo me tanto per la wifi che c'è neanche la vedranno. No, infatti. Però noi in più, oltre al fatto della wifi sua brutta, gli daremo ancora più fastidio. Quindi attendiamo che vada in live 5-10 minuti e non poi tocca a noi. Oh, sei pronto a divertirti? Carico, let's go. Prima di passare allo scherzo, mi raccomando, droppa un like e iscriviti al canale. E codice ferro nel negozio oggetti. Eccolo qua, bro. Continua a mangiare, raga. Dovrei essere già in live. Vabbè, ho capito, aspetto qua fuori e basta, sto zitto e non me la rischio. Ok, Conti dovrebbe avere esattamente adesso iniziato la live. Non lo sento però. Ah, quindi il wifi di già. Sarebbe brutto. Pensiamo che gli dobbiamo prendere la wifi. Benvenuti ragazzi in live, finalmente. Oh, dalla villa dei The Boys. Dalla villa dei The Boys era un bel po'. Tra l'altro ho la luce un po' storta, quindi poi la metterò a posto. Come state? Come state? Tutto bene? Il fatto che sei andato in live e sia riuscito con questa wifi assurda. Il fatto che non ci ha chiamato la live. Vabbè, sì, esatto, infatti ci ha detto vado in live e basta. O comunque, partiamo subito. Primo fastidio da dargli. Attendiamo 10 secondi, tu vai là. Fai un po', oh, bella Conti, che bella Rafe, grande, bella live. Così stacco, ok. Ascoltami, subito pezzo forte, mi stacco subito il wifi. Tu devi andare a destra, okay. Quindi verso il balcone. Parli tu passi dietro. Io passo dietro, io stacco un secondo. Ok, bro, ti prego, non possiamo sbagliare, eh. Non come gli altri che pensano di essere più forti. Io sono più forte. Ma guarda il campione che sta in live. Olè, eccolo. Sono venuto per disturbare, ovviamente. Sì, mi sembrava logico. Guarda, sto ancora aspettando di che parta il bus per farti capire. Cioè, siamo di crash tutto qua. No, beh, eviterei, sì, anche sì, perché sì. Vorrei riuscire a fare una bella live, onestamente. Ma stai giocando a Real o... che fa? Una partita normale? No, sono normale, dopo in classificata, dopo però... No, no, sono scarso, ti garantisco che sono anzi molto più forte di te, onestamente. Ok? Okay. Oh. What the fuck? The fuck, bro? La live. La live. No. Dai, bro. Bro. No, ok, è tutto rosso, ho capito, è tutto rosso, ho capito, non prende, ho capito. Ti ho detto che era fattibile. Che succede, eh? Daily vlog per noi? No, no, Rafe in live, non è il caso, bella, raga. Che succede? No, si è staccato internet, cioè hai staccato tu internet, Rafe? Dai, c'è una pennetta, devi lasciarla attaccata, no. Non è che è difficile. Ah, Gigi. Ma è la pennetta che prima Pugo stava continuando a giocarci insieme. Ah, era la che la girava, pensava fosse un USB. Gigi. No way, vabbè, la fatta grave qua, eh. Raga, porco due, eh sì. Allora. Ma che fai, mo' la riavvi? Mo' la riavvio, sì, cosa devo fare? Prova a riavviarla. Aspetto che scenda qualcuno che me la riavvia lui. Vabbè, se no, vai un attimo giù, se no a riavviare la wifi al volo. Perché no, mi sa che si serve riavviare la wifi, si è staccata la mia. Ma per niente. In effetti c'hai ragione. È bellissima la situazione, ogni tanto manco questa va giusta. Ok. Che stai facendo con il mouse, bro? Quale mouse? Non te l'ho appoggiato, no, su. Perché? Ma no, perché se per sbaglio cade, capito? Ma perché venite qua e rompete le scatole? Ok, ha detto scusami, volevamo infastidirti. Certo, perché... volevamo infastidirti. Comunque la wifi è assurdo, davvero, poco prima che ci giocava, te lo giuro, vabbè. Capito, raga, tieno molto mouse. Assurdo, però il mouse ridammelo, grazie, esatto. Comunque, secondo me non ce la farai mai a fare la live, eh? Ma sì che ce la fa, mamma. Vabbè, bro, adesso un attimo, mi riavvio, adesso va internet, internet prende, perfetto, prende. Ok, vabbè, oh, noi contendiamo, dai, giusto. Scusaci, Rafe, in realtà. Easy, nel senso. Continuiamo il lato dei vlog, al massimo vediamo qua se è stato io mi sospettisco facilmente. Ok, ma sì, ma davvero. Infatti non ci vedrei più. Fai la adesso andiamo a preparare il pranzo. Dopo fare un video dove cuciniamo. Vai, video cucina. Continuiamo cucina. Il daily vlog in cucina. Ciao Rafe, a dopo. Ciao raga. Video cucina. GG. Vabbè, aspettiamo un attimo che si riavvia la live. C'è una connessione dalla mia camera al balcone alla camera di Rafe. Se hai notato, ho aperto bene la finestra perché il prossimo scherzo è quello di spaventarlo mentre lui è in live. Bellissimo. Perché ci metterà un pochettino, noi dobbiamo far super piano. Ecco, questa invece è la mia postazione, raga. Dobbiamo però un attimo aspettare che torna
live, quindi appena parla. Porca. Stanno i fantasmi della villa dei Boys. Sono cercato sotto. Procedo dal balcone. Siamo lì dal balcone, che è tutto super sicuro. Facciamo il giro e qua c'è camera diretta. Attendiamo due minuti che torni live e poi si parte con il prossimo scherzo. Troppo contento, ti giuro, il video più divertente della vita, ti giuro. Ragazzi, siamo tornati in live, c'è stato un piccolo problemino di percorso. Attendiamo un attimo. E internet purtroppo è un po' ballerino in questa villa. Ok, dove sono andato? Vedo bene. Ok. Piano, piano. Internet è un po' ballerino in questa villa. Non ci può vedere. No. Non lo faccio apposta. Perché lui sta proprio qua. Ok, passare. Vieni anche da. Non sto scherzando. È bellissima la mia stanza, perché entra una folata di vento ogni due secondi, super bello. Allora, mi è arrivato il mio libro, che è una vecchia zona. Devi far sentire, ok? Allora, schiamo un attimo, poi gli facciamo prendere un colpo, tra l'altro. Ok. Se quella la tocchiamo siamo finiti. Ok, sì, è vero. Anche perché, ragazzi, è l'unico wifi della villa che sta andando, tutti che caricano clip. Quindi, ok, mi prendo troppi insulti per quella, lo faremo in un prossimo video. E qua sta passando un aereo. Sì, esatto, grazie aereo. Ci vuole bene, probabilmente, spero. Cioè, vaffanbego, la cassa era sopra, zio Pera. Sta bene, morto, ok? Come ce la gestiamo? Tutto le cuffie, non sente bene. Come ce la gestiamo? Io ti riprendo. Tu vai da sotto. E io lo scherzo al diavolo. Perfetto. Che culetto che ha. Allora, player qua, nemico qua. Lodo. Ok. Ragazzi. Piano, piano, piano. No, scusa, zio Pera. Zio Pera. Che sto facendo? Oddio, ma che vento, raga, ma che vento! Voi non vedete, raga, ma c'è un vento su, cioè in realtà lo vedete, penso, nelle mie cose, no? Ecco ferro, sta là. Porco due! Ma che sei scemo? Bro! Cioè, abbiamo fatto tutto il giro della casa per venirti a prencare. Bella rega comunque, eh. Zero aver visto, te lo giuro. Ma allora, no, non lo vuoi fare in chiesa. No, ti ho detto, si è staccata la pennetta, però. Ma com'è che è successo? Cioè, che è successo? Infatti, sai che è molto strano. Bra, non lo so neanch'io, ne sento come succedono queste cose. No, mi interessa solo. No, vabbè, allora niente, era uno scherzo. Andiamo, sì, esatto, torniamo giù, davvero. Andiamo davvero a cucinare questa volta. E bro, allora abbiamo ricotta e noci, se non sbaglio. Quindi, ricotta, ah, cucini, sono bravissimo. Ricotta e noci. Ho pure due salsicce. Vabbè, ragazzi, ferro bravissimo fino a una certa, Ferro bravissimo fino a una certa, è vero, io dico la verità. Vabbè, ce ne andiamo, torniamo dopo. Ciao, cuccioli. Ciao. Ragazzi, come sapete, cioè, quando si sta in villa, la gente entra a disturbare. Godo. Ah, guarda come si era chiusa la porta, ragazzino. Non me la sono chiusa io. Gli abbiamo staccato internet. Gli abbiamo fatto uno scherzo. Manca però quella cosa. Quella cosa che proprio dici, ok, a posto, hai sgravato. Ok, però mi sono proprio tantissime cose, tipo l'acqua in faccia. Scendiamo e proviamo andare a prendere qualcosa di assurdo. Ok. Per fargli uno scherzo. Vai. Voi, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, like, iscrizione, mi raccomando, passate anche da tutti i canali degli altri, compreso The Boys, mi raccomando. Ma ora aspettate, perché gli stiamo per fare uno scherzo devastante. Dobbiamo solo capire cosa. Buongiorno, Powa. Ciao, ma io sto continuando a sentire urlare da qualcuno. Ma sta succedendo una cosa un po'. Conti sta sgravando. Allora, sai che Rifeno sta in live oggi? Sì. Che abbiamo pensato, cioè, chi ha pensato di fare il nostro amico Ferro? Di staccare internet mentre. Ah, mentre. Stai facendo il video? Sto facendo il video. Sì, e voglio dirti una cosa: gli abbiamo staccato internet. Gli abbiamo fatto letteralmente il giro da fuori camera mia. Dal balcone l'abbiamo spaventato da dietro. Però tirandogli la tenda. Ci devi aiutare. Cos'è che possiamo fare? Dobbiamo farlo impazzire. Però una roba grave basta. Ragazzi, io direi tipo gli staccate il microfono mentre che lei. Però non vi dovete far vedere. Un'idea. Okay. Ho un'idea. Dovete far vedere. Fermi, andiamo in camera sua, ci mettiamo queste pettorine. Ok. E faccio finta che ci siano tipo dei lavori in corso. Lo dobbiamo far uscire. Ok. Prendiamo lo scotch, lo leghiamo alla sedia e usciamo. Bro, bellissimo. Ok, scotch, lavori in corso. Vai, metti questo. Basta, ok, metti, grazie. Perfetto. Passo il telefono, ok, perfetto. Let's go. Adesso dobbiamo prendere qualcosa tipo per farlo andare via. Tipo, che ne so, dobbiamo mettere questo treppiede. In mezzo, parte. Ok. Lo spostiamo mettendogli in mezzo. Sì, perché si allontanerà. Dobbiamo ristrutturare la villa. Okay, ok, quindi lui si allontanerà rimanendo sulla sedia, noi lo leghiamo alla sedia. E poi gli stacco la wifi e glielo faccio vedere che gli stacco. Ok, così almeno capisce che sei stato tu prima. Bro, sì, in effetti. Lo scotch è fondamentale per questo scherzo. Andiamo. Niente, ragazzi. Ora dobbiamo ristrutturare tutta la villa. Orca trotina. Piano, con calma, su tre piedi gigante. Ristrutturamento villa. Let's go. Allora, dobbiamo spaccare tutto il muro e fare. Mamma mia, ragazzi, se potete prendetevi il mouse su quello. Ciao. Ristrutturamento in villa. Dobbiamo
dobbiamo ristrutturare tutto quanto. Devi allontanare più bella sedia. Devi un attimo togliere fuori che accade da qua. Cosa state facendo? Raga, fidati di me. Raga, scusa un attimo. Ragazzi, avanti, siediti qua. Guarda, questo è un po'. Non puoi giocare. No, aspetta, va bene il campione. Vai senza paura. Così. Però scusa, ma dobbiamo ristrutturare un attimo la villa. Devi essere la penina in mezzo alla villa. Perfetto, ottimo. Un secondo l'abbiamo quasi fatto. Bravo, bravo, bravo. Un pochettino. Okay. Tu da qua non ti puoi muovere facilmente, vero? Che dobbiamo fare adesso? Ah, dobbiamo. Ci avete il martello fare, così? Fare una cosa, no? Ma raga, no, le posizioni no, per favore. Posso continuare a giocare in live? No, voglio. No, dovresti levarvi dalle palle, anzi. Ma non dobbiamo fare tipo quella cosa. No. La chiavetta non si era staccata per colpa di Boa. Ma per colpa mia! Dai, raga, ma com'è stata la tua live? Crasha. Vabbè, raga, cioè, la chiudo, non la faccio più, va bene, cioè, d'accordo. Ristrutturamento villa, signori, ha funzionato. Refe, direi che c'è rimasto male, guarda un po'. Calmi da qua, per favore. C'è un altro pezzetto per la bocca, così non parla? Sì, infatti. No, raga, staccati, per favore. Refe, come è andata la live? Niente, vabbè, raga, no, volevo fare una live, tranquilli. Oggi zero live. Ah, così me lo sono un po' meritato da parte di Ferro, Un po' che meritato, anche perché mi ha buttato in piscina, mi ha distrutto, mi ha rovinato un video completamente. Tu guarda che però me ne hai fatte fin troppe. Quindi questo è quello che ti meritavi. Questo è quello che è successo. Io vi ricordo di droppare un like, iscrivervi al canale. Ci vediamo in un prossimo video. Dalla Villa The Boys, qua è tutto.